Salve a tutti, scusate se sono sdraiata, non mi vedete mai così, però questa settimana devo fare un po' di cose carine e quindi ho pensato che sarebbe carino vloggare e farvi vedere qualcosina. Per adesso sono spalmata sul divano, ma tra 5 minuti mi devo preparare per uscire con la mia amica. Andremo in centro, probabilmente andremo a vedere amici miei di Monicelli che fanno al cinema in Piazza Maggiore, organizzato dalla Cineteca di Bologna. Quindi boh, magari vi faccio vedere un po' come il cinema in piazza e boh, facciamo un giretto insieme in centro. Bene, e adesso mi devo alzare. Ok, sono arrivata in centro, sto aspettando la mia amica che come al solito è in ritardo. Qua dietro, a fianco a me, ci sono i tipi di Casa Sturaci. Io vorrei chiedere una foto, ma mi vergogno a morte. Quindi aspetterò lei. La foto con Pasquale c'è, cioè con quindi Pasqui, diciamo, mamma mia, esatto, però la volevo anche con milanese. Vabbè. Era impegnato. Ok, dove andiamo adesso? Ma non lo so, secondo me possiamo andare anche in via del Quast, tanto bambini, a vederla, tanto perché mi sa che, esatto, abbiamo perso i posti per vedere amici miei, quindi vaffanculo, non lo vedremo. Ma io tra l'altro sono sicura che mi uscirà un accento sardo fortissimo in questa cosa. No, te lo modifico. Ok, ora siamo in via del Bosco che hanno rifatto tutta e abbiamo preso una Coca-Cola perché siamo delle sigarette. No, allora, io ho letto questa cosa, che praticamente se ti devi fare un tatuaggio non devi bere alcolici. E quindi siccome ci sono dei programmini speciali per domani. Quindi esatto, quindi non so se stiamo leggendo metropolitana. Boh, guardate che figo che l'hanno fatto via del Guasto. Ok, magari se non siete di Bologna non potete capire, però era una strada super degradata. Via del Guasto era odore di piscio. Brutto da dire, però era così. Però sì, cioè, faceva un po' schifo e l'hanno tutta risistemata ed è stracarina. Quindi bene, ora beviamo la nostra Coca-Cola come le brave dodicenni e basta. Buongiorno. Allora, sto andando allo studio di tatuaggio perché oggi io e Rossana, come vi dicevamo ieri, dobbiamo farci un tatuaggio e sono in ritardissimo proprio, cioè, madonna. Ups. Allora, come sta andando? Dai, però ti aspettavi peggio. Sì. Ok, l'importante è quello. Siamo in sala torture. La magia della luce. Yeah. Sei soddisfatta? Molto. Anch'io. Non me l'aspettavo così perché avevo sì, avevamo un'altra idea in mente. Però, dai, è estremamente così secondo me anche me. Sì, dai. Nell'attesa dell'autobus. Siccome non abbiamo ancora fatto vedere il tatuaggio in realtà, quindi tipo metterò una foto qua. Vuoi spiegare il significato? Allora, praticamente questo risale a molto tempo fa. Molto, quando eravamo giovani. Giovani. Avevamo 18 anni. Ce l'avamo appena maturate. Maturate, esatto. Sì, avevamo appena fatto la maturità e abbiamo deciso di fare un viaggio insieme, andare in Spagna. Ed era il primo viaggio che facevamo. Metà super turistica. Sì, vabbè, però. ed era il primo viaggio che facevamo, cioè veramente da sole, perché vabbè, negli anni abbiamo fatto tanti viaggi insieme, sì, però ma sempre con la scuola, gite, cose così. E quindi era la prima volta che facevamo davvero qualcosa insieme ed è stata, non lo so, un viaggio epico. Esatto. Abbiamo vissuto mille avventure. Comunque, cioè, praticamente ci avevano regalato questi fiori. Il 27! Oddio! Ok, sono tornata a casa. Vabbè, ho sto ciuffo qua che... Vabbè. Comunque, prima abbiamo smesso bruscamente di parlare dell'aneddoto perché è arrivato l'autobus, quindi io dovevo prendere l'autobus. Comunque, praticamente lì in Spagna, dove eravamo, ci hanno dato questi fiori, tipo fiori finti, e noi siamo state la maggior parte del tempo con questi fiori in testa, quindi un po' ci ricordava quel viaggio lì, è un momento importante, non so. Per le nostre amicizie. E poi vabbè, Rossana è la mia migliore amica da quando sono piccola, cioè ci conosciamo dalle elementari.
siamo amiche da una vita praticamente, quindi insomma. Ho finito poco fa di registrare i video, più tardi lì, oddio che occhiaie, più tardi li andrò ad editare e nel frattempo mi stavo guardando un film, ovvero My Fair Lady con Audrey Hepburn. E intanto aspetto anche che le cose che ho messo sul fuoco finiscano di cuocere, così posso pranzare finalmente, sto morendo di fame. Salve, oggi per la rubrica In Cucina con Giulia facciamo l'hummus di ceci. Questo non diventerà mai un canale di cucina perché non sono in grado, però stavo morendo di fame e volevo mangiare qualcosa, quindi ho deciso di farmi questo hummus di ceci, e perché non farvelo vedere. Allora, cosa ho messo dentro? I ceci, prima di tutto, poi tanta curcuma, un po' di curry, aglio in polvere, un filo d'olio e un pizzico di sale, e poi vado a frullare col mini primer. Questo è il risultato finale, ci ho messo sopra anche dei pomodorini e ora me li magno. Come al solito sono al buio comunque. Buongiorno, anche se non è mattina ma sono le 19 praticamente. Sto per andare al cinema a vedere Spider-Man, sono molto felice di ciò. Ora sono andata a prelevare e sto andando a raggiungere un mio amico con cui appunto vedremo Spider-Man. Ma accecata dal sole, comunque siamo entrambi gasatissimi, quindi non vedo l'ora di dirvi cosa ne penso così a caldo. Ciao. Va bene, siamo al The Space. Non si vede, è di là, è coperto dagli alberi, vabbè, pazienza. Siamo in macchina da quanto? Mezz'ora? Sì, dai. Ci siamo persi. Esattamente. E io abito qui, eh. Io vivo a Bologna e mi sono perso, tra le altre cose. Abbiamo fame. Esatto, stiamo morendo di fame e stiamo cercando di andare al Mac, ma è tipo impossibile. Abbiamo fatto quanto 3 strade diverse. La signorina di Google sta iniziando a dare i numeri. Ha detto che non può aiutarci a un certo punto. Esatto. Segui dritto per rimanere, ecco, su Via dei Lapidari. Poi svolta leggermente a destra e prendi Via della Cooperazione. Aiuto. Sono a casa, scusate se non ho, se ho vloggato poco, tipo al cinema e cose così, però vabbè, insomma ero con il mio amico, quindi non, insomma, stare con la fotocamera tutto il tempo un po' triste. E niente, comunque il film mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di fare il video. Non lo so, essendo io una grande fan di Spider-Man, sono veramente contenta di come hanno deciso di sfruttare questo nuovo capitolo, cioè che poi capitolo, questo nuovo Spider-Man. Tom Holland mi è piaciuto tantissimo nei panni di Spider-Man e secondo me si è distanziato parecchio dai precedenti, e finora mi fa un po' strano dirlo perché io adoravo Tobey Maguire, ci sono affezionata e mi piaceva anche Andrew Garfield, però se devo essere sincera credo che lui sia più adatto di entrambi. Infatti ne parlavamo anche prima con il mio amico, cioè che Tobey Maguire era un buon Peter Parker ma non un buon Spider-Man, mentre Andrew Garfield era troppo bello per fare Peter Parker. Perché Peter Parker deve essere un pochino sfigatello. Tom Holland per carità è un bellissimo ragazzo, però cioè, insomma, non è proprio il belloccio alla Andrew Garfield, cioè Andrew Garfield è proprio carino, e quindi non lo so, sono rimasta veramente contenta, credo che abbia gestito molto bene il personaggio, l'ho trovato molto credibile come Spider-Man e mi è piaciuto tanto. E poi ho apprezzato il fatto che sia effettivamente un adolescente, cioè viene trattato molto di più come un adolescente, come un ragazzo che va al liceo rispetto ai film precedenti. Basta, blatterato un sacco e ci vediamo domani. Buongiorno, anche se sono le 4 del pomeriggio. Stamattina ho passato tutta la mattinata praticamente a registrare e montare video. Stasera esce il video di Spider-Man e ora sto andando in centro a raggiungere una mia amica perché
lei fa tipo la fotografa, è super brava a fare le foto, e quindi le scrivevo una modella e mi ha chiesto di appunto di fare delle foto per lei, e quindi andrò a fare la modella. Yeah. Ciao Giulia. Ciao. Cosa prendi oggi? Allora, una fresh lemonade. Allora, lei è la Jen, è la mia fotografa di oggi, e la dovete assolutamente seguire su Instagram. Come ti chiami su Instagram? Quale? Delle foto. Ah, è Jennifer punto che fa le foto, tutto attaccato e tutto piccolo. Ok, tanto lo scrivo originale. E vi lascio anche il link, ovviamente. Molto originale. E niente, quindi adesso ci prendiamo qualcosina da bere di fresco, prendiamo benissimo. Yeah. Però non riusciamo ad andare ai giardini, Margherita. Ah, non riusciamo ad andare ai giardini. Prossima volta. Se vuoi. Ah, è troppo lontano da qua. Madonna. Cioè, dovremmo camminare poi sotto il sole. No, no. Cioè, ragazzi, quanto è bella Bologna. Quanto è bella Bologna. Buonissima Bologna. Buongiorno, stiamo facendo colazione. E siamo in un posto strabuono di Bologna, che è pasticceria d'Azeglio, in fondo via d'Azeglio. È questo posto qua, e fanno tipo le paste, boh, tra le più buone di Bologna, secondo me. Sono fantastiche. Non si vede niente. Quindi niente, adesso facciamo colazione e poi penso andremo a farci un giro in centro. Vedere il tuo acquisto. Oh. Ero stracuriosa di leggerlo, perché tutti i booktuber che conosco l'hanno straconsigliato, quindi l'abbiamo preso. L'ho preso. L'hai preso tu, giusto. Bene, adesso dove andiamo? A prendere gli occhiali da sole. Cioè, allora da vista, però. Da vista, è uguale. A bellezza di Piazza Maggiore. Anche se c'è ancora il Nettuno coperto, perché lo stanno restaurando, ma da una vita e non lo vediamo da mesi. E qua c'è il cinema organizzato dalla Cineteca, il cinema all'aperto, dove fanno un sacco di robe fantastiche. Non sono ancora riuscita a venire, perché tipo devi arrivare, non so, 2 ore prima per trovare posto. Dov'è Dani? Ah, è di là. Guardavo i Regaz. I suonatori di strada. Gli Sbregaz. Gli Sbregaz. Ecco qua, Dani si vuole comprare i Moscot, ovvero gli occhiali di Johnny Depp. Allora, ti sono piaciuti questi occhiali? Sì, mi sono sentito subito Johnny Depp. No, oh, wow. No, però meglio di no, non ci piace Johnny Depp. Non sì. Lo vogliamo. Comunque li prendo a Milano, nel caso, non qua. Vabbè, ci sta. Ma quanto era? Un po' stronza. Quanto era scazzata? Esatto, quanto era scazzata la tipa, tantissimo. Un po' stronza. Caccia i sordi. Caccia i sordi. Che poi mi rubi tutto. Dai, fai vedere tutto YouTube. No, è mia. Questa invece è Piazza Minghetti, che secondo me qua ci sono le poste. È una delle piazze più carine a Bologna. È tipo a Natale fanno tutti i mercatini di Natale, che sono stupendi. Siamo andati da Natura Sì a prendere la crema solare, e nel frattempo abbiamo comprato anche questi drink. Oddio, sono un po' scostumata. Questo è quello di Sambuco, e Dani ha preso... Cosa ha preso? Lemonade, non mi ricordo, limonata. Lemonada. Lemonada. I fiori di Sambuco nei drink sono buonissimi. Tipo, c'è un tè che pesca i fiori di Sambuco, che prendo spesso, che è la fine del mondo. Quindi se vi capite di andare da Natura Sì, questo è
la vita. Ciao Coni. Ciao Vigolina. Lei è la Coni, che ora si nasconde. Ora siamo a casa di Dani perché prendiamo qua. E niente, non so cosa faremo poi al pomeriggio. Secondo me è ora che tu ti faccia il pedicure, sai, quella con il... No. Ma sei scema? Ma perché non va? Perché non funziona? L'avevi spento però. Sì, ma spiega almeno cosa stai facendo. Non è che puoi fare una clip in cui... Praticamente queste luci si accendono quando applaudi. E vedi, ora funziona. No. Ragazzi, forse Julie Hall non vi ha mai detto che è stata campionessa regionale della Sardegna del 2016 di dubbing. Se ce lo vuoi far vedere. ¿Quién eres tú que ha despertado mi dormido corazón? Perché non l'ho mai fatto. Perché in estate vado al mare. Sono qui con la mia merenda e penso mi guarderò un altro episodio di American Gods. Dani è tornata a casa perché alle 7 ha il treno per tornare a Milano e niente, io adesso mi mangerò la mia merenda, finirò di vedere American Gods e basta. La nostra settimana si conclude qui, io spero che vi siate un po' divertiti a vedere questo video, spero di non avervi annoiato troppo con insomma le cose che ho fatto durante la settimana. Non, assolutamente non penso di fare weekly vlog sempre, anche perché non ho una vita così entusiasmante. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!